Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi facciamo una chiacchierata abbastanza breve, dove la domanda è molto semplice: è possibile correre una maratona di 130-140 km in 24 ore se non sei totalmente allenato e preparato? La risposta è no per gli esseri umani, la risposta è sì per David Goggins. E quest'oggi vi raccontiamo brevemente un pochino cosa c'è dietro riuscire a fare delle cose così assurde quando non si ha neanche la preparazione fisica. Abbiamo letto il suo libro, compare un'immagine magari adesso del libro, ed è molto interessante perché questa persona semplicemente ha iniziato a sfidare se stesso, a cercare di superare i suoi limiti, soprattutto quelli mentali e poi ovviamente anche quelli fisici. E secondo me il suo libro è la dimostrazione di quanto tante volte ci mettiamo un freno a mano da soli, perché abbiamo paura di soffrire, abbiamo paura della sofferenza, abbiamo paura di star male, abbiamo paura di vivere sensazioni spiacevoli alla fine, perché di quello si tratta. Cioè, veramente, quando corri un sacco inizi a sentire che stai morendo dentro. Certo, non è poi più e ti vuoi fermare. Ecco, il suo libro, e molti invece pensano che sia il tipo, ah, ok, sei Iron Man, sei Superman, bravissimo, io non sono così, non mi riguarda, interessante la storia, finisce là. Molti hanno preso il libro in questo modo. Invece, secondo me, il suo libro è una riflessione al quando senti quella voglia di mollare, quando senti che sei arrivato al limite, in realtà c'è molto di più. E puoi provare nella vita di tutti i giorni, senza fare 140 km di maratona, in 24 ore, senza allenamento, perché lo racconto un minimo perché è stato divertente, a superare un po' quel limite. Oggi magari hai studiato 30 minuti, dici dai, faccio altri 10 minuti, oppure... Infatti poi nel suo libro dà tanti consigli che sono applicabili sia allo studio, però al lavoro... Però non l'ha colto nessuno. O in qualsiasi ambito, sì, però c'è scritto. Quindi. Sì, però è talmente tanto che per forza dire è un alieno. No, certo, perché lui lo vedi che è troppo e quindi dici cavolo, è impossibile. Ma in realtà quello che lui vuole spingere a far fare alle persone, quindi il messaggio che vuole mandare, è il cercare di fare sempre di più. Sì. Anche se appunto si tratta di studiare quei 10 minuti in più al giorno. Sì, non per forza devi andare a fare una maratona. È proprio del renderti conto che quando dici sono arrivato, in realtà c'è un sacco di più che potete dare. E semplicemente dovete superare il blocco che vi dà il cervello, perché non vi vuole far soffrire. Però magari voi sentite il bisogno di allenarvi di più per magari dimagrire, sentite il bisogno di fare degli sforzi aggiuntivi nello sport, piuttosto che nello studio, piuttosto che nella vostra carriera. E lui spiega come pian piano trovare quella forza mentale, perché soprattutto è qua, ma lo sappiamo da tanti sportivi, se ne inizia a parlare per fortuna tanto, molto di quello che uno sportivo è forza mentale, non forza del corpo. Poi il corpo c'è bisogno, ti si spacca un ginocchio, hai finito. Però c'è tanto tanto di più. E comunque quando diciamo che lui è impossibile, è perché davvero ha fatto... Sono 100 miglia, che credo siano più o meno 140 km. In 24 ore, dopo che tipo si è preparato per 10 giorni, non sapeva cosa mangiare, non aveva le scarpe giuste, non aveva allenamento fisico in quello, cioè era muscoloso e piazzato, ma non faceva allenamento di corsa, di cardio in quel momento. Tant'è che per fare quei chilometri ha avuto un'insufficienza renale, prima di tutto. Si è totalmente cagato addosso, letteralmente. Anche pisciato con addosso, sangue, con ragazzi. Sangue. E è stato tipo 3 giorni che non riusciva più a reggersi in piedi. Insomma, è veramente un essere umano straordinario, sotto il mio punto di vista perlomeno, perché riesce davvero ad andare tanto oltre quel limite del cervello. Però non dobbiamo essere lui, possiamo imparare qualcosina. Guarda, se sei anche la metà va comunque ma bene. Ma se sei la metà sei già incredibile, non è che va bene. Quindi non devi per forza fare questo sforzo, ma già se prendi una parte di quella mentalità e cerchi comunque di avere sempre il modo di pensare di andare oltre, va già benissimo, capito? Ed è molto bello perché lui ti dice che quando stai facendo questa cosa avrai due pensieri in testa. Uno, non ce la faccio. E due, chi me lo fa fare? Che era più o meno questa la domanda. Al chi me lo fa fare dovete trovare la risposta e averla già pronta, perché appena il cervello arriva sul ma chi me lo fa fare di continuare a correre, sono stanco, mi fermo, dovete avere la risposta. Perché voglio far questo? Perché voglio essere così? Perché infatti, voglio avere rispetto di me stesso? Voglio ottenere queste cose? Letteralmente cosa. Ci dovete pensare prima, in modo tale che quando vi arriva quel chi me lo fa fare, pam, voi avete già la risposta pronta e quindi non esitate. Esatto. E invece l'altro è il su non sono abbastanza, non ce la faccio, quindi mi fermo dal far questo sforzo perché non ce la faccio più. E lì consiglia, ed è molto bello, il barattolo dei biscotti. Noi l'abbiamo anche fatto come esercizio, ovvero dovete pensare a tutta la vostra vita e pensare a tutte quelle cose che avete dovuto sopportare e che se ci ripensate pensate non sono in grado di sopportare di nuovo quella cosa. Ma invece l'avete fatto, invece ne siete in grado, perché siamo tutti più forti di quello che pensiamo. È solo che viviamo ovviamente in una società agiata dove abbiamo la possibilità, per fortuna,
di avere poche situazioni di grande sofferenza. Però abbiamo tutti più forza di quanto pensiamo, e ricordarci in quel momento, quando pensiamo non ce la posso fare, che siamo riusciti a superare quella situazione, quell'altra e quell'altra ancora, ci dà la dimostrazione e la forza del dire: ok, posso reggere anche sta roba qua. E secondo me è un bel modo. Sono degli esercizi mentali molto belli. È il primo libro in cui troviamo con consigli di questo tipo per rafforzarti mentalmente alla fine, e penso siano molto validi. Stiamo provando a utilizzarli e quindi ve ne volevamo parlare. E sì, a quanto pare è possibile, ma ha fatto anche tipo, cos'erano, 8000 push-up, quelli in cui devi sollevare così 24 ore, e ha fatto maratone anche da oltre 200 km. Però, appunto, è veramente un alieno, ma possiamo imparare qualcosa da questo alieno e ci può essere utile nella vita di tutti i giorni. Questo è un po' esatto. Il concetto. Ci fermiamo, commenti come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!